quello che succede è che il seme che voi raccogliete non è mai esattamente dal punto di vista genetico quello che avete sembrato. Cioè queste popolazioni si evolvono e diventano sempre meglio adattate non solo all'ambiente inteso in senso di terreno e clima, ma anche al modo di praticare l'agricoltura. Ritornando per un momento al problema del biologico, e lo dicevo prima con qualcuno, non dobbiamo dimenticare che la differenza tra biologico e convenzionale è una differenza profondissima, è una differenza concettuale, mentre l'una, il convenzionale, si basa sul concetto dell'uniformità, per cui può essere servita da un sistema di ricerca centralizzato, ma anche da un sistema sementiero centralizzato, l'agricoltura biologica è quanto di più diverso ci può essere. Enzo Malavolta, un agricoltore della quella che voi chiamate la Marca Scorta, vicino a Cura, lui sta a 4 km dal mare, una piccola azienda, 14 ettari, e Enzo mi dice: io questa azienda mi sposa tutte le colline, se io segno sul pendio di mare o segno sul pendio di terra, sono due ambienti completamente diversi, temperature non comune, umidità, malattie. Ecco, pensate in una regione come le Marche, se uno può pensare a una cultura basata sull'uniformità, ma il bio che fa Enzo molto probabilmente è diverso dal bio che fanno nella Valdasso. Allora, se si vuole veramente fare un confronto tra bio e convenzionale, bisogna prima pensare ad avere dei semi di varietà che sono adatti al bio. Ma siccome il bio è molto diverso, questo non può essere fatto che da un sistema di miglioramento genetico decentralizzato e da un sistema sementiero diffuso, decentralizzato, cose che in questo momento non esistono. Per cui è molto difficile fare questi confronti. E man mano che queste popolazioni si evolvono, si adattano anche al cambiamento climatico. Una cosa che non si dice molto spesso del cambiamento climatico è che nonostante i modelli di previsione di quanto aumenterà la temperatura, di quanto diminuirà la velocità, si vanno sempre perfezionando. Provate a chiedere a qualcuno quanto caldo farà e quanto pioverà se l'Italia fa 20 anni. Nessuno è andato indietro. Per cui oggi fare ricerca per l'adattamento al cambiamento climatico significa fare ricerca per una temperatura e una velocità che ancora non conosciamo, ma anche per lo spettro di insetti e malattie che cambieranno con il cambiare di temperatura e velocità. Per cui è un problema estremamente complesso. Beh, queste popolazioni hanno tutto il tempo, naturalmente, vista la grande diversità che loro hanno, di adattarsi, senza sapere esattamente oggi come sarà il clima. Non stiamo facendo della fantascienza, queste popolazioni stanno fondamentalmente sfruttando un principio biologico fondamentale che si chiama teorema fondamentale della selezione naturale, che è il motivo per cui noi stiamo qui, i batteri stanno diventando resistenti agli antibiotici. Quando noi cambiamo l'ambiente che circonda degli organismi viventi, quegli organismi viventi, se hanno abbastanza diversità, prima o poi si evolvono per adattarsi al loro ambiente. È così che noi ci siamo evoluti, è così che i batteri diventano resistenti agli antibiotici, è così che gli OGM perdono la loro resistenza al glifosato. Se voi spruzzate il glifosato in un campo in cui avete seminato un OGM resistente al glifosato, che cosa fate? Uccidete tutte le infestanti? Beh, se fra quelle ce n'è qualcuna che per mutazione naturale è resistente al glifosato, voi fate esattamente il contrario di quello che pensate di fare. Selezionate quella pianta, consentite a quella pianta soltanto di produrre semi. Per cui l'anno successivo dovete o utilizzare il glifosato o cambiare l'OGM, oppure e se questo succede in bio, perché gli OGM in biologico non sono consentiti? Ma non perché fanno male alla salute, ma perché se voi siete un agricoltore bio e coltivate l'OGM, quando l'OGM perde la resistenza, voi che fate? O perdete la certificazione bio, oppure perdete la raccolta. Quando queste popolazioni, siccome si evolvono e si arricchiscono sempre di nuovi tipi, queste popolazioni possono diventare la fonte
nel caso che l'istituzione voglia partecipare, e qui torno al discorso della partecipazione delle istituzioni, che con questo modello l'istituzione non è esclusa dal processo, ma non è indispensabile, cioè è un processo che l'agricoltore o ente può mettere in piedi, insomma, può mantenere la sua. Per cui immaginatevi queste situazioni che cambiano continuamente, e gli agricoltori che ormai da diversi anni continuano in Italia mi dicono che grazie alla loro università controllano terre infestate, malattie e insetti molto meglio per la varietà di fondi. Per cui sono ideali per le operazioni di clima biologico che mi dicono come mi dicono uno dei principali problemi appunto il controllo delle infestate. Quindi perché mescolare? Beh, intanto perché con un poco solo possiamo centrare diversi messaggi. Avere un'agricoltura che ci nutre, non solo ci spalla, metterci a riparo dei cambiamenti climatici, riportare la diversità dei campi, recuperare i saperi dei contadini, proteggere la nostra salute, ma perché conviene anche economicamente, perché molti agricoltori delle Marche hanno ricominciato a fare reddito coltivando queste popolazioni. E qui ne abbiamo messo in campo. Ma anche perché la ricerca, che è cominciata nel 1929, questo tempo sottolineato perché in qualche giornale, per cui il informatore agrario è anche comparsa l'informazione, che questa cosa non ha nessuna base scientifica. Beh, ci hanno cominciato a studiare nel 1929 le migliori università americane e continuano ancora oggi, ci sono almeno tre università in Italia, Firenze, Bologna e Perugia, che ci stanno ancora sperimentando e confidando ancora la scientifica, qui è una solidissima base scientifica. E queste ricerche hanno dimostrato che queste popolazioni adattano, presentano la loro data di lavorazione di fioritura alla zona, all'ambiente in cui stanno evolvendo, diventano più produttive, diventano più resistenti alle malattie e soprattutto acquisiscono questa straordinaria stabilità di rendimento da un anno all'altro. Ma è ovvio, perché noi applichiamo alle piante un concetto che nella finanza è scontato, cioè se voi volete ripararvi da un rischio finanziario, cosa fate? Differenziate il vostro investimento. Noi lo facciamo con quelle popolazioni, facciamo sempre la stessa cosa, per cui ci sarà sempre, indipendentemente dal clima, una parte della popolazione che ce la farà. Quindi appunto su questa base noi abbiamo fatto le nostre prime due popolazioni, una di orso mescolando 1600 tipi diversi e poi l'anno successivo una di frumento tenero e una di frumento duro. Quella di frumento duro sono i 700 gradi di cui voi avete già sentito parlare, fatta ad Aleppo nel 2009. Il paese che ha reagito meglio a questa idea è stato l'Iran. Come vedete, nel giro di pochi anni queste informazioni sono diffuse dappertutto, anche perché gli agricoltori iraniani del governo non ne possono più, per cui qualunque cosa che non viene al governo viene accettata molto, molto bene. Però lì è successa una cosa molto importante, perché lì quello è stato il primo paese in cui da una popolazione di frumento tenero le contadine hanno cominciato a farci il pane, hanno cominciato a organizzare queste cooperative, questi negozi, e hanno scoperto lì per la prima volta che questo pane poteva essere mangiato dalle persone che erano intolleranti alla glutine. Cosa completamente inaspettata, cosa di cui non sappiamo ancora esattamente il motivo, ma che si è ripetuta in Italia, ormai in tantissimi casi abbiamo una aneddotica numerosissima. L'Università di Parma e l'Università di Catania hanno cominciato a studiare un po' questo aspetto. Ma sarebbe molto bello che nelle Marche, per esempio, l'Università di Ancona. Per cui questa signora che io incontro tutte le volte che ho fatto in Iran, lei fornisce quanto negozi di oro a terra questo pane. Per cui l'esperienza in Iran con le popolazioni produttive è stata molto interessante, perché oltre ai vantaggi agronomici di cui già abbiamo parlato, è stato il primo paese che ha dimostrato che coltivare l'università può anche diminuire i costi, perché oggi stanno tornando alla grande. Questo sono arrivato in Italia nel 2010 grazie all'Associazione Italiana dell'Agricoltura Biologica e alle Aziende Rurali. Questi sono i primi agricoltori, gran parte meridionali, che l'hanno coltivata.
e con questi scambi informali di seme tra i cocconi si sono diffuso poi tutta Italia. Volutamente mi fermo questa cartina 2017 e fra qualche minuto capire del perché. Queste popolazioni di frumento tenero, duro e orto hanno un po' scatenato l'appetito, per cui oggi ci sono popolazioni di fagioli nani, fagioli rampicanti, ceci, zucchine, granturco, si parla anche della tuga. Questa per esempio è una popolazione di zucchine che è insomma una volta, il dottore che parlava prima, vicino a Massignano, coltivano molto tempo, che ora era diffusa, credo che sia già in Bolognese e anche intorno a Milano. Questa è la popolazione di frumento tenero in Sicilia, questo è il frumento duro, questo è in Toscana. Guardando bene la diversità, ecco, se voi, chi di voi coltivano questa situazione deve dimenticarsi quello che faceva prima, perché i campi sono così. Bisogna rinunciare a questa, a questa idea di tranquillità che ti dà da quella profondità, a questa idea di bisogno e di confusione. L'ispettore stima il nostro modulo di produzione di quel pezzo di terra
e autorizza la vendita con un cartellino di quel segmento. E questo è quello che è successo in Italia. Vi do un'idea, questo è quello che succede nel sud delle Marche, ma probabilmente non abbiamo ancora un quadro completo. Poi ci sono appunto, come dicevo prima, questo ha suggerito anche l'idea della Basilicata con il professore Granticanti, in Valtellina con il Grano Saraceno, in Lomellina che è una fiora a ovest di Milano sul riso, dove il contadino ha già mescolato. In Emilia Romagna c'è stato un progetto approvato appunto dalla regione che si è finito qualche mese fa. E poi ci sono stati tutta una serie di progetti europei sulla base del quale noi abbiamo fatto anche degli esperimenti. Attualmente, sempre anche nelle Marche, c'è un istituto, l'Istituto di Mozzampolo, che è uno dei partner su questo nuovo progetto europeo sul pomodoro che si chiama Life Seed. E poi appunto c'è questo nuovo progetto nel quale siamo impegnati con mia moglie, siamo tornati un mese fa appunto dal Nepal, che porta questa idea in sei paesi, Uganda, Etiopia, Giordania, Iran, Bhutan e Nepal. Noi stiamo facendo il giro di questi paesi per fare dei corsi di addestramento, organizzare degli esperimenti, poi torneremo in funzione dell'epoca in seguito nei mesi prossimi, tra un mese andremo in Etiopia, ma quello che è interessante è che in questi paesi noi stiamo portando come messaggio questa novità legislativa di cui parlavo prima. Con questa legge che doveva scadere alla fine del 2018, che quindi autorizza legalmente la coltivazione dei rifiuti, doveva scadere alla fine del 2018, è stata prorogata nel 2021, per cui ci sarà altri due anni per fare la legislazione. Il risultato è stato che da questa situazione del 2017, questo è il funzionario del Ministero che ha fatto la prima approvazione. Nel 2018 il numero di agricoltori era doppiato, perché a questo punto c'era la possibilità di comprare un seme cartellinato. Per cui, per concludere, con il miglioramento genetico e produttivo e partecipativo, quando gli agricoltori anche intervengono, ci assicuriamo una maggiore robustezza delle nostre colture, con dei benefici anche per la salute. Sottolineiamo prima, riporta il controllo del seme nelle mani del contadino, di cui si parla molto, ma in questo caso non è un'operazione ideologica, è un'operazione biologica, perché non ci può essere semi migliori di quello che ti si evolve sui tuoi piedi. Per cui non c'è bisogno, proprio non c'è la necessità di andare a cercare altro seme. Adatta alle culture che abbiamo finito, anche come dicevo, si può commercializzare. Vi diranno, ma va là, oggi abbiamo le biotecnologie con cui possiamo fare le cose molto rapidamente. Beh, noi questa coltivazione l'abbiamo fatta nel 2009, 9 anni dopo i prodotti sono già negli scaffali. Grazie.